Buonasera amici della Mondo Futsal TV, siamo collegati dal MUC di Aprilia per questa giornata di calcio a 5 Serie C2. Oggi si sfideranno l'Eagles Aprilia contro il CCP 1987. Tutto ok, inizia qui la sfida con il CCP in possesso di Pasquale. Serve l'inserimento di Molinari, messo giù qui D'Ambrosini, una scivolata e arriva il fischio con conseguente ammunizione per l'estremo difensore dell'Eagles. C'è Rinaldi contro D'Ambrosini. Parte adesso Rinaldi, la conclusione, il vantaggio del CCP su rigore, la firma è di Rinaldi che porta in vantaggio i suoi. Bene qui Pomicino, quindi Di Pasquale il capitano, la mette lunga per Molinari che aggancia, serve sul settore destro del campo Rinaldi che entra in rigore, Rinaldi a conclusione, il palo scambia con Castelpiero sulla destra, quindi Sacchetti, pallone detto per Herrera e arriva adesso il pareggio dell'Eagles con il capitano Herrera. Con il destro sfida Abate, due numeri 7, Rinaldi va via proprio Abate, pallone che raggiunge Molinari e salva tutto. Ancora Pomicino, riconquista la sfera Abate per l'Eagles, la serve per Fulco davanti a Tranquillo che non sbaglia, e remontata per l'Eagles 2-1. Adesso il possesso di palla CCP, marcheggiano il corridoio per Rinaldi ed è un gran gol con il sinistro al volo e la pareggia 2-2. Pallone dentro recuperato al CCP e allora adesso può andare in contropiede Marini in area di rigore, Marini ripassa in vantaggio il CCP con Marini che buca sotto le gambe Ambrosini con il sinistro e spaccata ed è gol. Tocca involontariamente Fulco, scatena il contropiede per il CCP sulla destra e Bettelli, va via Ambrosini e va al 4-2. Bettelli, la respinta è in calcio d'angolo, quindi Bucè, ancora Abate in area di rigore, conclusione ed è 4-3. Ritorna nel match l'Eagles con il numero 7 Abate, ancora Abate appostato sulla destra, serve poi Sacchetti libero in aria, la conclusione, il passaggio deviato stava per diventare una potenziale occasione da gol, quindi Pomicino, ancora Rinaldi messo giù, non c'è fallo, quindi Fulco è 2 contro 1, serve Castelpiero sulla destra, Castelpietra 4-4, la ripresa Eagles, la ripresa Eagles con Castelpietra. Rinaldi va la battuta, pallone dentro Molinari ed è vantaggio, raccoglie questo corner ed è tap-in vincente 5-4, ripassa immediatamente in vantaggio il CCP, trova con un tocco Abate sulla destra, serve Sacchetti sulla sinistra, libero la conclusione e vola Tranquillo. Abate che recupera la sfera, ancora Abate messo giù, non c'è fallo però, quindi ancora Pollicino, Marini, Pollicino, Marini a porta vuota 5-3. E qui però ci sono vistose proteste, si fa veramente dura per gli uomini di Screpante. Adesso Fulco con il tacco, recupera la sfera ancora il CCP, serve sulla destra Bettelli, dentro per Marini 7-4 e adesso dilaga, tocca per Abate, serve Sacchetti che è libero sulla destra e spara alto, era solo in aria. Fulco le finte, tocca per Sacchetti, posizione centrale, serve corridoio per Herrera che con la punta, ancora Fulco, cerca di centrocampo, può andare via Marini, recupera la sfera Marini in area di rigore Ambrosini e poi ancora Marini che se lo mangia, prova a ricomporsi adesso il CCP, allora Bucè per l'Eagles, Herrera dal centrocampo prova questa puntata, Bucè serve Abate sulla destra, Abate tocca il pallone per Herrera che prova la conclusione e il pallone che non entra sulla destra, pallone dentro per Fulco che aggancia male però, allora Rinaldi è a porta vuota e la rete 8-4. Signor Manchia, un bel da fare per richiamare l'attenzione, fischia adesso, parte Fulco, conclusione, la spara alta, è ancora un'occasione fallita dall'Eagles, quindi Rinaldi sulla sinistra raccoglie la sfera e la mette ancora dentro ed è 9-4. Herrera tocca male per Fulco e finisce qui però il match, finisce 9-4 per il CCP, brutta sconfitta per l'Eagles che finisce questo match sul 9-4. Però è già tutto da Emanuele Tegon e Emanuele Barzo.